William e Kate, Kate e William. Ah, che coppia perfetta! Che amore da favola, il loro. Questa è l'apparenza. Però va detto, tra loro non è andato sempre tutto rose e fiori. Nel marzo del 2007 i due si separarono per un periodo, e frequentarono entrambi altre persone. C'è un uomo che Kate frequentò in quel periodo, che fece perdere le staffe a William. Ma chi è quest'uomo misterioso? Facciamo un passo indietro. All'inizio di questa pausa, Kate, che allora aveva 25 anni, scappò in Irlanda per una vacanza con la mamma e le amiche. Voleva lasciare il Regno Unito prima che tutti sapessero che con William era finita. In quel periodo iniziò a frequentare un certo Henry Rockner e William non gradì affatto. Ma come mai quel personaggio aveva tanto scatenato i nervi di William? Il retroscena li riporta Harper's Bazaar Australia. Secondo quanto riporta la rivista, William una volta uscì con l'ex di Rockner poco dopo che si erano lasciati. Il magazine aveva anche rivelato che la relazione tra Henry e Kate aveva reso William molto geloso. Il motivo? Semplice, erano stati compagni di scuola e si conoscevano da anni. Che Kate abbia scelto proprio lui per far ingelosire William? Probabile, ma non certo. Quel che è certo, invece, è che Kate e Henry passavano tanto tempo insieme divertendosi parecchio. Henry è felice di essere lì per Kate ora che è divisa da William, aveva raccontato una fonte vicina ai due. Nel 2007 si sono incontrati, e si sono divertiti. Flirtano parecchio. Ora che Kate è single si sta godendo la compagnia di Henry regolarmente. Henry è molto ricco, e fa parte della cerchia di William da anni. Insomma, le voci erano queste. Ma tra Henry e Kate durò comunque poco. William e Kate si riappacificarono 3 mesi dopo, nel giugno del 2007, e hanno stretto il nodo nel 2011, con uno dei royal wedding più amati di sempre. Punto. Alcuni mesi prima del loro matrimonio, poi, Rockner ha sposato una donna di nome Natasha Sinclair. E pensate un po', secondo quel che rivela il Telegraph, William e Kate furono persino invitati al matrimonio di Rockner. Kate Middleton ha parlato solo una volta della decisione di separarsi da William. All'epoca non ne ero contenta, ma in realtà stare lontani mi ha reso una persona più forte.